Buonasera, buonasera, finalmente ce l'abbiamo fatta. È mercoledì e sono le 19 e come ogni mercoledì siamo in diretta su Timba Muerte, direttamente da Radio Passeggiata. Questa sera abbiamo un ospite speciale, Daniele Indios, e Ciao. subito dopo la sigla vi andiamo a dire cosa faremo. La sigla è questa qua. Bene, bene, bene. Allora, ufficialmente iniziamo la trasmissione di oggi. Sì, siamo in ritardo, ma come sempre qui qualche problema tecnico ci impedisce di essere puntualissimi e fiscali. Questa sera abbiamo deciso di affrontare un argomento molto, molto importante e è l'argomento che secondo me lega la musica cubana, la musica che balliamo quasi tutte le sere nelle sale da ballo o che ascoltiamo a casa e in macchina, con le radici vere di Cuba, quindi con quello che è appunto, correggimi se sbaglio, Sì. Daniele, con quello che è la religione Yoruba. Sì, Fatto? Yoruba o comunque di radice afro-cubana, quindi Yoruba, Bantu, Arara, di diversi tipi, comunque con provenienza alla base di Madre Africa. Ok, dai, spiegaci un pochino appunto Allora, si la... dice che quando vuoi conoscere la cultura di un paese, per conoscere l'identità, vedi anche il lato religioso, no? Perché le usanze, come vive un popolo. Nella scorsa puntata si è parlato insieme a Sì. Pablito e te di Cuba quando racconta la parte sociale. Esatto. Quindi penso oggi sia anche opportuno parlare di un 30% della musica cubana che poi fa attinenza ai richiami religiosi Ok. di qualsiasi tipo, anche da un ambito sia religioso, da un ambito esterno, da una persona che non è religiosa, e quindi si formano questi canti a volte proprio in lingua originale, quindi può essere l'okumi, che è una lingua quasi inesistente perché è una lingua sporca tra lo Yoruba, che è Nigeria, e poi la lingua cubana. Quindi questo è praticamente per fare qualcosa di più approcciabile a tutti quanti. Praticamente stiamo parlando che la buona parte della musica che si balla a Cuba viene dall'Africa ed è stata importata appunto dagli schiavi africani che usavano poi gli schiavisti Cuba come porto Sì. di scambio. Sì, c'è Quindi, radice Africa, radice anche europea, dai spagnoli in gran parte anche. Come anche per esempio nei tanti tipi di ritmi cubani si dice la clave negra, la clave bianca. Quando si dice clave nera è attinente a Africa. Sì, sì. dalla parte africana. La musica cubana è molto, molto grande, si dice in diversi settori. Perché può essere per esempio la rumba spesso come ballo fa attinenze anche dei ritornelli quando entra il coro proprio a canti di origini Bantu o Congo o altrimenti anche Yoruba, però anche la timba, la musica che balliamo nelle sale, facciamo figure di salsa, spesso però anche la persona amatoriale non si rende conto.
che si fanno delle associazioni, delle fusioni all'interno della musica dove nominano i santi. Questo però non vuol dire che fusione è confusione, non vuol dire che adesso uno in pista deve fare gli Orisha, che io, quando si parla di Orisha si parla di santi. E c'è anche una parte bella della storia di Cuba che è triste, però c'è il sincretismo cattolico. Come per esempio, proprio ieri, non a caso, Santa Teresa per i cubani è un giorno molto importante. Ieri era Santa Teresa qua della religione cattolica e c'è un santo molto venerato a Cuba che si chiama Ollà, che è un santo che vive fuori dal cimitero, sorveglia i morti, e è un santo che ha a che fare molto con la naturalezza, col vento. Infatti si dice in ambito religioso che quando una persona passa c'è un mulinello, le foglie che girano in modo a spirale, lì c'è la presenza d'Oyà. Certo, Oh, vogliamo far sentire un po' di musica? Allora, noi vi mandiamo un brano che abbiamo scelto. Ce lo vuoi introdurre tu, magari, questo brano? Yavo? lo Yawo è un brano che abbiamo scelto perché è molto interessante. Parla all'inizio di una persona che si inizia alla religione Santeria cubana. Santeria cubana è una religione che è molto simile, come diciamo, ordine piramidale a quella del Pantheon greco. E lo Yavo è una persona che prende delle consacrazioni molto importanti e per un anno si veste di bianco. In questo brano la prima parte è in rumba e parla che la persona, il cantante, dice a questa persona che si è iniziata che tu rappresenti un bambino quell'anno. Quindi mi raccomando, non devi dare la mano perché ci sono delle restrizioni. Come regole, non devi dare la mano perché un bambino neonato non dà la mano e perché comunque c'è un paragone anche, diciamo che un bambino assorbe molto le cose buone ma anche negative, quindi ha tante restrizioni, come anche a mezzogiorno non deve stare sotto al sole, a mezzanotte perché un bambino neonato non è che Eh esce di certo, eh certo. notte o così, quindi ha delle protezioni. E questo brano parla proprio di questo. Poi la seconda parte è molto per il popolo, che è in Changui. Che Che Changui è un bello, è un vale pezzo di antecedente Elio al Re, sole, quindi, sì. Elio E Re, quindi. quindi godiamoci questo Vai, brano che Elio narra. Re e su Sharangon, yevo. E approfittiamo anche, lo approfittiamo anche di questo brano per salutare Sergio Giusti che ci sta guardando e un abbraccio a Mr. Luciano Cullace. Y también el quinto.
a todos y a voces, para que lo gocen. Dice, conmigo no puede ser, porque ya yo cumplí con mi ocha bien el año. Bentornati in studio qui su Radio Passeggiata. Allora, approfittiamo dell'occasione per salutare Massimo, Francesco Fioravanti, Lorella, Roberto, Massimo. Ci abbiamo sempre i fratelli giusti. Esatto. Massimo, i fratelli a bagnare, noi ci abbiamo i giusti. Esatto, poi Massimo è proprio, vincerà il premio fedeltà proprio. Pure Manuel, sì. Che sì, mi pone una domanda, Manuel. Ah, ecco, rispondiamo a Manuel? Sì, perché Manuel mi chiede a me, Daniele, visto che rappresento il Festival Cultura Cubana, cosa penso della fusione, visto che ho ampliato nel cast artistico. Ah, perché ecco, ricordiamo anche che Daniele organizza tutti gli anni a primavera, mi sembra, vero? Marzo, sì, è 17, 18, 19 aprile. Il Festival della Cultura Cubana, quindi con un cast artistico di primo ordine, d'eccezione, e poi ecco, lo spiega lui meglio di me. Allora, intanto saluto Manuel, che è un amico, ci siamo sentiti proprio oggi. E io non è che sono contrario alle fusioni, perché la fusione non è confusione, come ho detto all'inizio della trasmissione. E l'unica cosa, non ho ampliato le mie vedute, perché chiunque vede il mio programma di lezione di stage ogni ora, io ho proibito, perlomeno in questi anni, lezioni per dire salsa fusion o timba fusion. Perché però? Perché penso che ogni organizzatore deve avere delle idee, e ad oggi era importante riscavare sulla radice di Cuba, che ci eravamo troppo allontanati, e come anche la scelta dei concerti è sempre stata basata con qualche logica. E poi se un giorno c'è lezione di fusion, chiamiamola così, ben venga, ma con le persone giuste, perché qui è un tema molto minato, perché si parla di religione, si parla di rispetto di una cultura, si può fusionare portando rispetto, perché delle volte forse anche qui in Italia esageriamo, sia con l'interpretazione del ballo, e sia perché delle volte ci scordiamo che è anche una passione, un divertimento, non solo uno sport, che delle volte esageriamo. Quindi ecco, non sono contrario. Con umiltà provo a difendere la cultura, e proprio quest'anno ecco, ci sono 3 concerti, uno sulla timba, quindi diciamo tra virgolette la parte più commerciale, uno di son e uno di rumba, poi più là diremo altre cose sul festival. E invece voglio dire, su questo brano è molto importante, perché lo Yavo, come abbiamo precedentemente detto, ha delle restrizioni. Questo brano, e infatti si parla che la persona che canta dice alla persona, che in questo caso è lo Yavo, perché tutte le persone che fanno questa cerimonia in quell'anno non hanno nome, si chiamano tutti Yavo. Okay. E questo è importante. Gli dice che dispiacere che ho, che ti hanno levato delle cose alimentari, per esempio ti possono levare il pesce a vita, la farina, tante cose, perché si dice il santo ti dà, il santo ti leva. Ma quando ti leva, perché adesso ti potrebbe far male, però ti può anche salvare lo stesso alimento in futuro. Quindi ecco, è interessante questa piccola parte del brano, perché fa capire restrizioni, e anche proprio che ti leva, il santo ti leva, per poi donarti altre belle cose. E vogliamo mettere un altro brano sempre? Sì. Allora, innanzitutto approfitto dell'occasione, anche io oggi parlerò poco, perché l'ospite d'onore è lui, e quindi è giusto che parla lui. Io saluto Robby DJ, un grande collega, quindi ciao Robby. E il prossimo brano è un brano di Celia Cruz, la Siete Potencias. E spiegaci un po' cosa sono però queste sette potenze. Ecco. Allora, le sette potenze, normalmente quando si parla di sette potenze è la parte del Congo, Bantu. Ok. Normalmente. Comunque sono, diciamo, i santi, gli Empungo, perché ogni terra nomina in modo diverso i santi. Noi li chiamiamo santi, gli Orisha e gli Empungo. Dipende dal tipo di religione che si parla di Cuba.
Comunque normalmente è qua col sincretismo cattolico a Sant'Antonio da Padova, c'è Obadalà che rappresenta la pace, il bianco, la purezza, Changò che in terra Bantù siete raio, c'è Ogun, che Ogun è San Michele Arcangelo, rapportato invece Ah, perché in terra. mi sembra capire che c'è una sorta di Sincretismo. parallelismo fra un Sì. orisha e un santo Sì. Questo è della religione importante cattolica. perché è proprio storia, perché quando venne la Chiesa, gli spagnoli, portoghesi a colonizzare Cuba, la prima a fare lo sterminio fu la Chiesa, che insieme agli spagnoli Giustamente, cioè. uccisero rapidamente tutti la parte indios di Cuba. L'Inquisizione Purtroppo, spagnola, sì. insomma. Purtroppo. Ciao Manuela! Ciao Manuela! Ciao. E quindi ecco, cosa fecero gli schiavi africani? Loro amavano la religione perché è tutto per una cultura, come abbiamo detto, per quello molte volte viene nominata nelle canzoni. Però facendo così dovevano nascondere la propria identità, purtroppo. E quindi cosa facevano? Se durante la sera, intorno al fuoco, qualcuno moiubava, quindi pregava, la moiubba vuol dire in termini religiosi preghiera. E magari passava qualcuno, non so, un soldato, qualcuno della chiesa, e quando li accusavano di fare magia nera, loro dicevano: no, io sto, esempio, sto pregando per Sant'Antonio da Padova. Ok, quindi pregavano il loro Sì, Dio, però facevano finta di pregare per un da lì è nato santo. il sincretismo. Poi a Ok. livello intimo religioso è tutta un'altra cosa. Però c'è questo sincretismo con anche gli stessi colori. Spesso, ecco, San Michele Arcangelo ha una spada, con una spada. Quindi per sette potenze si intende i santi principali, i più venerati, però ce ne sono un'infinite di santi. Per esempio si narra che al tempo della schiavitù ce n'erano più di 500, poi purtroppo molti sono persi, sono rimasti una quarantina, di cui pochi poi si cantano, si suonano e si ballano. Ok, allora io propongo di mettere due pezzi in Sì. sequenza, così almeno ci sentiamo un po' di musica e capiamo bene di cosa si tratta. Quindi il primo è La Siete Potenzas di Celia Cruz e Gianni Pacheco, e il secondo metteremo Santa Palabra, Ene che la Sì, è banda. nella Ok, banda, brano storico. si va di musica, si va di musica. Mis respeto a los santeros, a los que saben, siete potencias. Oigan bien, oigan bien. Muchos tiran caracoles, santo le hacen a cualquiera, no conocen los HCs. Y la religión a San Lázaro, la Virgen del Cobre, a mi Santa Bárbara, va mi inspiración. No jueguen con los santos, no, respeten los collares y que se sepa, los santos castigarán. Y que se sepa, los santos castigarán. No jueguen con los santos,
Ayo! Radio Passeggiata,
Oh, allora vorrei salutare innanzitutto Daniele Cuogliani. Ciao Daniele e ben E trovato qui Massi su l'onora. Timba Muerte. Oh, vorrei fare una precisazione. Allora, giunti a questo punto siamo quasi in chiusura, perché manca pochissimo, però ancora ce l'abbiamo un po' di tempo. Vorrei precisare che oggi stiamo affrontando un argomento molto vasto e molto articolato e quello che facciamo oggi è solo un piccolo sguardo in un mondo molto molto più vasto, quindi rischiamo di essere superficiali, lo ammetto, però cioè, in un'ora non ce la facciamo a sviscerare tutto il complicato incastro che c'è tra la musica cubana, la musica che ascoltiamo e la cultura popolare e la religione cubana. Questo è innegabile, in un'ora non ci se la fa, non ci se la fa. Però con Daniele, ecco, ne stavamo parlando ora, possiamo anche fare una cosa tipo a puntate, nel senso che ci vediamo con cadenza quasi regolare e continuiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato. Quindi non vi preoccupate se oggi magari quello che diciamo vi risulterà semi incomprensibile, perché le cose da dire sono tantissime, non si possono dire tutte in un'ora, ma se vogliamo, scrivetecelo nei commenti, se vogliamo possiamo approfondire il discorso spalmandolo, quindi sì, spalmandolo su più puntate, giusto Anche Daniele? facendo domande, così uno risponde a un argomento specifico Esatto, che quindi qualcuno. se avete un dubbio, se avete una curiosità, ce la potete scrivere nei commenti e lui vi risponde, io no, perché non ci capisco, non, è lui l'esperto No, del è settore. interessante anche che molto spesso l'argomento è simile, però di diverse sfaccettature. Ad esempio, in questi brani che stiamo ascoltando, delle volte si dice anche. Esempio, quando c'è un problema nella vita, una persona religiosa che c'ha santo ecio, quindi vuol dire che ha ricevuto il santo, Sì. dopo un anno di Yahoo, diventi, diciamo, tra virgolette, santero, e se c'è un problema rivolgiti a Legua, perché Legua è un santo dove una persona nella vita ha problemi, gli chiede di aprire il cammino, Ah, perché si dice che l'allo religioso Legua ti apre il cammino, quindi ti aiuta nella vita, ma se ti comporti male, anche come rappresenta un bambino, anche dispettoso. ok. Quindi puoi dire comportati bene, ok, che se ti comporti male la vita è un boomerang, ti ritorna tutto indietro. O come dice, per dire cambiare terra, se tante volte uno si rivolge a Yemayà. Perché? Perché la terra è bagnata per la maggior parte da mare. Ah, Quindi ok, se sì. io voglio cambiare terra mi rivolgo a Yemaya per passare il mare. Quindi di ogni argomento della vita c'è un santo con la sua funzione, non è casuale, ok? Come anche per esempio nella salute ci sono due santi spesso che vengono chiamati in causa. Uno è Ogun. Ogun è perché? Perché rappresenta il ferro. Infatti è il santo dei dottori. Perché? Perché i dottori con che lavorano? Ah, cosa, sì. Ferro, bisturi. Tutti gli attrezzi, forbici, e si chiede a Ogun di darmi salute. Se mi tocchi con ferro è per darmi salute, come anche Baba Luaye, che è San Lazzaro nella regione nostra, si chiede a lui sulle infermità. Infatti, in una canzone dice pure portate rispetto ai suoi cani, perché si dice una persona devota a San Lazzaro o che c'è un cammino, diciamo, di San Lazzaro. A livello religioso, spesso vedi dei cani che gli leccano le ginocchia. Perché ci sono racconti di questo santo moribondo anche nella religione cattolica. Quindi ecco, è interessante che quando uno balla si deve divertire, però magari fare anche attenzione se vengono fatte delle fusioni, perché almeno uno rimane in tema e non cerca né di strafare né di andare troppo fuori discorso, ecco, con la Ok, massima semplicità. quindi io posso adesso io ti butto là una cosa provocatoria, quindi Vai. lo sai che ogni tanto mi piace. Allora, a me personalmente risultano, cioè dispiace vedere in pista, parlo di una pista, Sì, quindi è una critica che faccio da ballerino, quindi non da addetto al settore, ma da consumatore. E a me dispiace magari vedere, cioè mi fa strano vedere quando qualcuno balla su un pezzo di timba che ha dei riferimenti alla santeria, che balla un santo su un altro ballo, su un altro santo. Quindi vogliamo spiegare però magari a chi non è
sufficientemente veterano del settore, che significa quello che ho appena detto? Allora, innanzitutto tutto parte da un profondo rispetto, no? Perché, sì, esempio, io sono venuto qua, ogni ambiente ha le sue regole, ha le sue usanze, quindi ognuno di noi non deve mai scordarsi questo, sia che si parla di ballo o cose di qualsiasi tipo nella vita. E saluto i miei grandi maestri, ecco, uno in particolare è il maestro Leonardo Martinez Moya, che mi ha dato un'etica, mi ha formato, a me, Alessia. E poi abbiamo avuto dei percorsi religiosi a Cuba, e scoprendo questo, alla base c'è sempre rispetto. Perché? Perché esempio, io posso avere un brano di cantato in salsa che improvvisamente fanno un giorno una fusione che è messo con la base baciata. Tu cosa balli? Rispondo al pubblico? Baciata, perché la musica è quello. Quindi delle volte non è detto che in pista, se c'è un secondo solo nomina Ciangò, tu devi stare 3 minuti a fare Ciangò, perché cioè, se la base è timba o comunque balli popolari, perché continua una fusione? Lì dopo è protagonismo. Okay. In più, ogni santo ci sono 18 cammini, perché ci sono all'interno pure, è molto complicata. Se parliamo solo di Yoruba, parte Santeria Cubana, perché esempio le qua ce n'ha 21 cammini. All'interno di quei 21 cammini c'ha altri racconti, altri pataghin che ti amplificano ancora di più tutto quanto. Quindi per esempio si nomina su un testo o un tocco dei batà. I batà sono i tamburi religiosi. Esempio, magari uno sta facendo la luglia di Ciangò e invece c'è un altro tocco che deve fare un passo introduttivo, che Iacotà, esempio. Quindi era un ballo tranquillo, tu stai a fare Ciangò ma lo stai a fare sbagliato. Allora quello dico, era il caso di farlo, o magari era più carino continuare, che io mentalmente ho capito che attinente a Ciangò, però per rispetto, se non ho studiato, non lo devo fare. Però magari se non hai studiato e per rispetto non fai Ciangò, ma magari continui a ballare in salsa, non è che fai... Bravo, no? Non è che fai quello, perché dico... c'è un DJ, no? Che siamo amici entrambi, manca il Cino, no? Che ci ha detto, se non lo sape non te metta, no? Quindi si dice, se una cosa non l'ha studiata, perché farla? E questo parte in primis da un'etica, soprattutto in un maestri, che per quella domanda di Manuel dico, io non è che sono contrario, però mi è capitato pure anni fa che andavo a private, poi andavo in pista e vedevo persone fusionare o aprire corsi rumba, afro, tanto altro, che dicevo, ma non l'ho mai visto studiare, perché questo? Dopo che succede, la colpa non è di un alunno, ma di un sistema che è diventato business. Quindi, ripeto, secondo me, opinione mia umile, dire, se non ho studiato, anche che ho capito che c'è Ciangò, continuo in coppia. Esatto. Cioè, faccio dirti il partner, però non vado a fare un argomento che non ho mai approfondito, perché poi ragiono, se ti interessavi studiavi. Certo. Quindi perché fare una cosa forzata? Nella vita non è mai prolifico una cosa del genere. Musica? Sì. Musica. Poi torniamo per i saluti, dai. Che viva Ciangò, Selina e Reutilio. Ciangò, che viva Ciangò, Javi e Sile, che viva Ciangò.
Dios con tu fluido, tu sagrada bendición. Que viva Chango, ¡ago! Que viva Chango, ¡ache! Que viva Chango, que viva Chango. Y en el nombre de mi Cuba este saludo te envío. Que viva Chango. Cambia, sigue. Que viva Chango. Buenos días, mamá. Que viva Chango. Que viva Chango, señores. Bentornati in studio qui su Radio Passeggiata. Io vi ricordo che trasmettiamo in diretta tutti i mercoledì dalle 19 alle 20. E ovviamente, quindi, io oggi non ho qui il regista, non ho qui il mio Valerio che mi ricorda tutte le cose da dire. Allora, ve lo faccio adesso l'invito che di solito facciamo a inizio serale. Eccolo lì, a inizio serale. Quindi, se siete in giro o se siete a casa e non sapete cosa fare, noi vi aspettiamo qui alle 20 per fare l'aperitivo insieme. Quindi, trasmettiamo noi dal locale bla bla bla, sito in Porta Sant'Angelo. E se volete, venite giù e fate l'aperitivo con noi. Salutiamo Sonia, grazie di essere con noi questa sera. Valeris Diaz e Massimiliano dalla Toscana. Esatto, salutiamo anche i ragazzi che ci ascoltano dalla Toscana e siamo in chiusura, quindi siamo quasi ai saluti. Questo brano è bello perché ripete un po' il discorso di prima. Ascoltato? Sì. Che viva Chango di Selina, che diciamo è vissuta nello stesso... la vita artistica nello stesso momento di Celia Cruz più o meno. Sì. E è bello perché qua dice una cosa bella, che quando ti sei iniziato, però per rispetto ti impara pure la moyuba, come ho accennato prima, diciamo lingua italiana vuol dire la preghiera. Ok. Perché quando si inizia nell'ordine della religione, prima ti danno le collane in teoria, quindi prima fa una cerimonia per le prime collane, i primi santi, dopo la mano d'orula che è l'idè, che è un braccialetto di colore giallo e verde che rappresenta Orula, cioè Orula ti ha dato delle divinazioni. Okay. Poi dopo man mano prendi il santo, ma quello non è detto, non siamo noi a deciderlo, ma deve uscire nelle divinazioni religiose. Okay. Per motivi di salute o per altri motivi che il santo sa. Però la cosa carina è che dice devi portare rispetto, quindi ok, se c'è stato questo percorso, quando parli col santo devi moyubare, e quando uno moyuba è preferibilmente anche a voce alta, sarebbe meglio. Okay, dentro okay. Casa, e che il santo ascolta. Oh, allora siamo in chiusura e come ultima informazione appunto che vorrei fornire è fare una domanda al nostro Daniele, ovviamente che qui è l'ospite, quindi è tartassato da domande. Voi non l'avete fatta, le faccio io. Io vorrei chiedere a Daniele quale consiglio potrebbe dare a chi già magari balla, quindi chi si è avvicinato al mondo del latinoamericano per ballare e che vuole però andare oltre, quindi vuole approfondire la cultura cubana. Quindi che consiglio gli puoi dare a un allievo, allora, o un ballerino? La frase che mi viene per primo è sia divertimento, ma per fare cose buone ci vuole tempo. Sia da parte di un allievo che da parte di un maestro, quindi anche il maestro deve fare percorsi lenti, non per business ma per il contrario, non essere troppo commerciale ma dare un prodotto differenziato, far vedere che cosa è per lui Cuba, come l'ha vissuta, perché può essere che uno è andato a Cuba 10 volte e magari ha visto la parte solo popolare, quindi anche ritmi popolari, magari approfondisce anche nei propri corsi la parte popolare, così che un allievo è preparato più nella parte popolare, se un giorno dopo anni vede che ha una passione, anche delle domande come ecco in questa trasmissione, magari deve scegliere da parte dell'allievo, perché ci deve stare la scelta, perché ecco io adesso abbiamo una scuola con molti altri maestri alterni in giro d'Italia, è giusto che l'allievo faccia una selezione, perché l'allievo paga a noi e noi per rispetto dobbiamo dare un prodotto. E l'unico modo di contrastare la crisi è che si fa ordine e pulizia, attenti, la crisi non è costruttiva ma distruttiva, quindi l'allievo o anche il DJ stesso deve avere la propria identità, l'allievo deve, magari sì esistono i social, prima non era così, però
anche nei social fare attenzione, perché per esempio l'ambito cubano è molto tramandato, ognuno dice la sua, tante volte escono anche cavolate. Anche su libri, perché mi è capitato a leggere libri e dice: Oddio, questo non è così. Sia quando si parla di funzioni religiose, sia quando si parla di altre cose. Ci sono eminenze, anche persone italiane, non solo Sì, cubane, sì, anzi, sì. ci sono un certo signor Roberto Evangelisti e Valerio Perla che fanno delle conferenze esemplari Lo sulla so, c'è cultura stato, l'ho frequentato dei entrambi, balli quindi popolari e tant'altro. Quindi so. l'allievo deve, anche se si parla della parte. Chiamiamola commerciale, selezionare, perché per me è assurdo delle volte che uno insegna dei balli e non ha manco mai visto il paese. Perché questo magari so che vado su un terreno minato che rappresenta un festival, però per me insegnare per esempio lezioni di rumba, folklore, che sono delle cose proprio che vive un cubano e non tutti, perché hanno detto tutti i cubani vanno dentro delle rumbe o sono religiosi, però non hanno mai visto un caon. Un caon sono musiche dedicate ai propri antenati, anche al quadro spirituale. Poi magari faremo anche una puntata, se interessa a Cuba, Certo, la parte certo. spirituale, dello spiritismo, la parte dei caon, del morto, ci sono altri canti. Però ognuno deve fare quello che ha vissuto. Se un maestro non ha vissuto la parte folclorica e la rumba, per me è una mancanza di rispetto, sia a un popolo cubano, ma anche a se stesso, perché come fai a... sì, spiego la clave, che poi la clave anche lì non è come tutti la spiegano, però non puoi dare il carisma all'atmosfera che non l'ha mai vissuta. Cioè, devi capire perché un popolo balla, perché in che modo si forma una rumba, in che modo loro ballano e interpretano la rumba. Quindi Giusto, giusto. questo te lo consiglio, Perfetto, perfetto. selezione. Allora, siamo arrivati alla fine. Qui abbiamo Amedeo e Marco in pole position, ci stanno aspettando pronti per la loro trasmissione. Noi gli rubiamo 5 minuti, gli rubiamo. E vi salutiamo, vi diamo appuntamento io mercoledì prossimo, Daniele fra 2 o 3 mercoledì, perché Con tanto piacere. non me lo faccio scappare via, quindi a breve lo riavremo qua. Quindi settimana prossima ci sono io con le novità del 2019, quindi le novità di settembre-ottobre. E poi ecco, probabilmente tornerà anche Daniele per parlare, per proseguire questo piccolo discorso che abbiamo iniziato oggi. Vi Un salutiamo saluto, è stato un e piacere. Grazie Andrea Alcaragol. vi lasciamo con un pezzo di Los Bambam, Soy Todo. Yo soy el poeta de la rumba, soy danzón, el eco de mi tambor, soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar, soy la vida que se va. No muera, yo soy ají, yo soy picante, te digo, soy los colores del mazo de collares, para que mi raíz no muera, yo soy ají, yo soy picante, soy el paso de Changúa y el paso de Ombátala, la risa de Yemayá, la valentía de Ogún. La bola o el trompo de legua, yo soy Oba, soy Sire Sire, soy Averi Ñaña Berizú, soy la razón del crucigrama, el hombre que le dio la luz, a Obebi el cazador de la duda, soy la mano de la verdad, soy Arere, soy conciencia, soy Orula, dime quién soy yo, soy Arere.